Eccomi a Cuba! Per i prossimi giorni mi dedicherò alla scoperta di questo bellissimo paese. Passeando per Obispo. Ah, Obispo, no? Sì, Obispo. Siamo nella strada principale della Habana Vieja. Non puoi dire di essere stato a Cuba finché non hai provato il daiquiri del Floridita. E il mojito della bodeguita del medio. Amici, si dice che la miglior maniera per conoscere Cuba è vivere con loro e come loro. Ci proverò e grazie a Lourdes, suo marito Pedro, suo figlio Giovanni con la fidanzata che mi ospitano nella loro casa. Lourdes è una gran mamma, guardate che piatti, che cuoca! Sarà scontata, ma la cosa più buona che ho mangiato qua a Cuba sono i tostoni di mamma Lourdes. Siamo venuti alla fortezza a vedere il cagnonazzo. Sono le 7 di mattina e sto per andare a scoprire le altre province. Per non rimanere troppo fermi in un posto solo, sono venuta qua, in questo bellissimo paesino famoso per questo palazzo e tanto altro. Siamo a Trinidad, una chicca nel centro di Cuba, bellissimo. Santa Clara, dove ci sono i resti del CET. Santa Clara è famosa perché fu conquistata e liberata da Che Guevara. E infatti, proprio qua a Santa Clara ci sono i suoi resti. Questa è la valle di Vignales e qua producono il miglior tabacco del mondo. Abbiamo appena visitato la grotta dell'Indio. Guarda come mi sono spettinata, mamma mia! E qua ci sono dei cagnolini bellini, bellini. Ho scoperto di avere un po' più di soldi di quello che pensavo, farò un'escursione a cavallo. $15 di qualche, è divertente, ma speriamo che non sia come quella dei cammelli. A derecha! Derecha! Che se vieni a Cuba e non vai in spiaggia, hai perso qualcosa di stupendo.
cappello, eh. Eh sì, amici, è stato bellissimo. Cuba è un paese pieno di meraviglie dove le persone hanno un cuore d'oro e sempre il sorriso sulle labbra. Spero non cambi mai e spero di tornare presto.